Un saluto a tutti e bentornati sul canale di Safutobu. Rieccoci qui con Super Castlevania 4. Siamo arrivati nell'ultimo livello. Adesso vediamo un po' che cosa combinano questi cavalieri che fanno un po' i furbi. Assomigliano molto ai cavalieri di Balder. Senza testa. Però questo qua adesso devo fare così. Eh sì. Ma perché sennò qua si mette male. Questo qua però... Ok, l'ho fregato. Bene, allora proviamo ad andare di qua. Sì, sì, potevo anche buttarmi di là. Faceva lo stesso. Facciamo un po' di moonwalk che porta bene magari. Io andrei da questo lato qua. Ah, vabbè, devo fare così. Questo qua adesso. Facciamo così. Ok. No, perché a volte questi poi mi fregano. Vediamo. Io vado un attimo a vedere qua cosa c'è. Ok, il cuore. C'erano un po' di munizioni, che queste mi faranno comodo dopo. Ah sì, qua c'è. Facciamo così, speriamo di prenderne. Così ho preso qualche munizione in più. Queste non le prendo perché se mi fermo è finita. Fine dei giochi. È game over. E guarda come mi seguono, come se avessero i padroni alle calcagna con le fruste. E guarda lì sti pipistrelli. Ma dimmi te, ecco va, andatevene. Questi però, se riesco li prendo, va. Magari sono quelle munizioni in più. Ok. Perfetto. Allora adesso qua mi devo sbrigare solo. C'è sta ruota qui che mi segue fino all'inferno. Questo lo devo sconfiggere da qua. Ma come ha fatto a prendermi? Dimmi te sto disgraziato, infame, maledetto. Allora adesso devo saltare. E ok. Aggrapparmi subito. Qua mi devo sbrigare. Ah, no, perché quella ruota lì non scherza mica. E con la moonwalk. Io qua me ne vado. Forse è meglio farlo fuori, no? Fai così. Perfetto. No, perché se l'avessi lasciato in vita, quello là poi mi avrebbe dato delle noie. Adesso qui è un pezzo un po'... disgraziato questo. Ok. Buono. Dunque, vediamo un po' che cosa mi aspetta. Che qua c'è un pezzo difficile dietro l'altro. Però forse ho sbagliato, perché... è andata bene. Ehi, e quello mi lancia le cose, ma così? Non si fa, però. Qua c'è il cavaliere di Balder. Maledetto. Oh, e non andare indietro. Non so che ti piace la moonwalk, sei un fan di Michael Jackson, però non è questo il momento. Vediamo se mi fa perdere tempo. Dove se ne va? Oh. Ma lo fa apposta? No, t'ho fregato. Questo però conviene farlo fuori dalle scale. Perché se no, se mi metto lì. Facciamo così, va. La cosa più sicura. Mi senti la musica come incalza? Ah, il pollo, perfetto. Ah, adesso qua si complica un po' la faccenda. Ah, meno male. Ce l'ho fatta, che quello di solito è un pezzo maledetto. Mi preoccupava molto quella parte. Ah, qua adesso ci siamo. Cominciano le danze. Eccolo qua, l'alien. L'alien del castello di Dracula. Maledetto. Maledetto.
Ok, dai, vediamo se forse ce la posso fare. Se mi aiutano un po' qua i boomerang. Ah, meno male. Questo era tosto. Mi ha fatto consumare un bel po' di munizioni, però l'alien qui è caduto anche lui. Ok. Sì, dai. Qua c'è già l'altro boss. Attenzione. Maledetto. Ok. Qua faccio così. Mi sembra che questa fase è un po' più semplice. A patto di beccarlo, ovviamente. No. Dai che ti manca poco, non rompere adesso. Ah, è morto. Con due di vita. Avrei preferito avere un po' più di vita, però. Ah, qua c'è il pollo. Mi sa che c'era solo quello. Vabbè, adesso vediamo. Tanto adesso qui sono arrivato. Ah, qua c'è la morte. Dovremmo chiamare Dylan Dog. Adesso mi devo solo parare qua, stando molto attento che questo lancia sempre sti falcetti. E adesso qui purtroppo non posso usare il boomerang, perché me lo distruggerebbe. In questa fase devo attaccare e difendermi, stando molto attento. Sto maledetto, schifoso. Madonna. Ok, dai, ricominciamo. È un po' alla volta, sta cadendo giù. Attenzione alla falce. Devo togliere più vita possibile. Ah, maledetto. Schifoso. Maledetto. Qua mi devo parare un po' così, perché se mi becca una volta sono morto. Guarda te come svolazza. Dai, ti manca un colpo. No, ancora. Ma l'avevo colpito. Oh, meno male, muori. E adesso con uno di vita. No, ma tanto ci sono i medikit. Qui c'è la musica dell'introduzione. Ogni 100 anni le forze del bene iniziano misteriosamente a indebolirsi. Dunque, qui, se non mi ricordo male, ecco, c'è una via segreta invisibile. Oh, buono, buono, ho fatto la ricarica. Lì se non avevate i bonus o il boomerang ve lo lasciava comunque. Ah, meno male, va, sono arrivato fin qua. Qui c'era un altro pollo, però tanto ho la vita piena. Perché mi servirà tutta qui la vita. Ok, dai, andiamo. C'è lo scontro finale. È l'ora della verità. È finito il tempo degli onori per te, Dracula. È arrivato Simon Belmont. E adesso qua devo... posso colpirlo solo in testa. Infatti uso un po' il boomerang così. Questi colpi... ah, accidenti. Da quello mi dovevo forse fare lì la... di nuovo. Devo farla roteare forse, però non sempre mi riesce. Invece per questi basta fare così. Uso un po' il boomerang ogni tanto. Anzi, ogni tanto, lo userò sempre. Tanto
Ho tutti i colpi che voglio. No, che questa boss fight è divisa in tre fasi. Adesso questa è la prima. Ed è quella, diciamo, più facile. No, anche l'ultima è facile, anzi, forse è più facile l'ultima fase. Ecco, e questa è la seconda fase adesso. Mi lancia queste fiamme che mi seguono fino all'inferno. Guarda con che faccia. Perché adesso devo stare ancora più attento. Mi devo... devo colpire e difendermi allo stesso tempo. Che questi poi... ecco. Oh, che culo. Questi mi inseguono ovunque. No, mi sono avvicinato troppo. Attenzione alle fiamme. Questi devo fare attenzione quando... perché quando cascano poi mi lasciano le fiamme. Quelle mi feriscono. Oh, ottimo. Dai, dai, dai. E stai cadendo giù pure tu. Maledetto. Non devo farmi ferire troppo. Anche se dopo c'è una fase in cui mi rilascia dei medikit. Se gli distruggo le sue armi. E dai, dai. Uno è andato. Attenzione alle fiamme. Ah, stavolta solo uno. No, che sfiga. Ecco, sto coso, se lo becco, rilascia il pollo. Sono arrivato nell'ultima fase. Attenzione. Adesso qua non devo abbassare la guardia. Mi parte la musica dell'inizio del gioco. Yeah. Mi si è trasformato. È diventato maestro della notte. Però... sa che il boomerang glielo devo lanciare un po' dopo. E se lo lancio su... ecco, infatti, lo devo lanciare dopo. Yeah. Sì, lo batto in grande stile. Dai, dai. Sta finendo il tuo tempo, Dracula. Dai, dai, dai. E ancora un po'. C'ha tre tacche, ma in realtà è come se ne avesse sei. Accidenti. Devo stare attentissimo, perché adesso un colpo e sono morto, attenzione. Gliele lancio un po'. Dai, dai, ok. Ancora qualche colpo. Ok, ha un... gli manca un colpo. Un colpo o due. Continuiamo a fare così. Forse ancora l'ultimo colpo. E poi muore. Perfetto. E abbiamo sconfitto anche Dracula. E ritorna nella sua tomba. Ritorna nell'ombra. Bene, allora, abbiamo concluso Super Castlevania 4. Io spero che questa serie vi sia piaciuta e che vi siate divertiti. Vi ringrazio ancora per avermi seguito e vi do appuntamento con le prossime serie sul canale. Alla prossima, ciao a tutti! We'll be right back.
We'll be right back.